Sì, allora, grazie Presidente. Noi sappiamo benissimo, abbiamo fatto diverse commissioni, anche richieste dalle opposizioni, per quanto riguarda i riscaldamenti degli immobili ERP, l'ultima addirittura in congiunta con il Presidente Ardu, proprio della Commissione Patrimonio. Allora, per quanto riguarda però via Vasco de Gama, visto che la mozione, l'ordine del giorno, no mozione, scusatemi, presentata dall'opposizione riguarda proprio il ripristino e il funzionamento degli impianti di riscaldamento dell'immobile di via Vasco de Gama 140. Su questo dobbiamo dire alla consigliera che ci ha appunto ha fatto poco prima l'intervento che su via Vasco de Gama 140 c'è un problema di tubazione a 15 metri di altezza. Pertanto, sia ieri che oggi, forse non è stata avvertita la consigliera Mussolini, sono andati gli operai, insomma, della ditta Antas, che appunto è quella che ha in mano i riscaldamenti degli immobili ERP, hanno potuto constatare che praticamente i tubi e non quindi, non parliamo qui di caldaia, si sono completamente deteriorati. L'hanno potuto vedere chiaramente con un ponteggio mobile, hanno deciso ora di invece realizzare un ponteggio fisso e quindi questo sarà nei giorni successivi, credo da domani, ai noi dovranno montare questo ponteggio. Questo perché, ripetiamo, ci sono queste tubature ormai vecchie per mancanza di lavori sulla rete di distribuzione, ormai chiaramente deperite ai massimi livelli, e quindi l'intervento è un intervento che non è solo di sostituzione di caldaia, ma che va ad incidere proprio sui tubi. Quindi io penso che Roma Capitale si è mossa, il Dipartimento SIMU con l'impresa si è mosso, stiamo facendo quindi quello che è scritto nella mozione, che addirittura diceva di valutare ogni utile intervento, ma gli interventi sono già in corso, quindi dico che voteremo in senso negativo. Grazie.